molti sono quelli che si fanno male in cantieri edili. Ecco perché le istituzioni, in collaborazione con le parti sociali, hanno dato vita e stanno portando avanti da oltre un anno un piano per ridurre gli infortuni nel settore dell'edilizia. Non solo dal punto di vista della vigilanza, quindi della repressione delle situazioni non a norma, ma anche tutto un ordine di interventi che sono di assistenza alle imprese, di formazione dei lavoratori e degli addetti, di comunicazione del fatto che bisogna intervenire in questo settore aumentando la professionalità di tutti quanti gli addetti per ridurre in maniera decisa gli infortuni in edilizia. Salire sulle coperture è necessario per la realizzazione di nuovi tetti o per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. In entrambi i casi è necessaria una corretta pianificazione e organizzazione della zona di lavoro, perché quasi il 20% degli infortuni mortali nei cantieri avviene durante la costruzione o manutenzione di tetti. In particolare, per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dei tetti, è in primo luogo obbligatorio controllare se sia possibile effettuare le lavorazioni dall'interno dell'edificio senza dover salire sul tetto, operando dal basso utilizzando idonee attrezzature di lavoro come impalcati o piattaforme di lavoro elevabili. Nella nostra esperienza lavorativa di vigilanza negli ambienti di lavoro, in particolare in edilizia, abbiamo avuto diversi casi di infortuni sul lavoro per caduta di lavoratori da sprofondamento di coperture in cemento amianto, proprio perché nella valutazione dei rischi a monte il datore di lavoro spesso non prende adeguati provvedimenti a evitare questo rischio. Ad esempio, basterebbero dei piccoli accorgimenti come dei piani di distribuzione del carico e delle cinture di sicurezza. È caduto nello stretto spazio fra due strutture portanti del tetto della bocciofila di San Lazzaro alle porte di Bologna. Fabrizio Vighini, 35 anni, mantovano, lavorava alla coibentazione di quel tetto dal quale gli operai della sua ditta, la Coind di Castenaso, avevano già tolto tutto l'amianto. Il tetto era a nudo e tutti i camminamenti per gli operai erano stati fissati. Forse Vighini è scivolato o ha messo un piede in fallo ed è piombato rovinosamente a terra dall'altezza di alcuni metri, sfondando il controsoffitto dei campi da bocce. L'operaio è stato trasportato in gravissime condizioni al Maggiore di Bologna, dove è morto dopo poche ore. Bisogna valutare prioritariamente che il tetto sia calpestabile e praticabile, cioè abbia resistenza sufficiente per evitare il rischio di caduta per sfondamento. In caso contrario, si dovranno utilizzare prioritariamente dispositivi di protezione collettiva, come ad esempio impalcati, sottopalchi o reti di sicurezza. Questi dovranno essere realizzati al di sotto del tetto, seguendone il suo andamento, per avere altezze di caduta per sfondamento minime e comunque non superiori a 2 metri. Si è realizzato un accesso idoneo e sicuro alla zona di lavoro, ad esempio attraverso l'utilizzo di una porzione di ponteggio detto torre di salita. Come accesso al tetto possono essere utilizzate anche le piattaforme di lavoro elevabili, ma solo quando ciò sia autorizzato esplicitamente nel loro libretto d'uso e manutenzione. Per impedire la caduta di persone o materiali, siano predisposte idonee protezioni collettive perimetrali, ossia ponteggi o parapetti, che devono essere realizzate con caratteristiche differenti in funzione dell'inclinazione del tetto. L'uso dell'imbracatura di sicurezza, che deve essere agganciata a sistemi anticaduta adeguatamente fissati sulla copertura, è consentito solamente quando il montaggio delle protezioni collettive non sia possibile o risulti molto complesso o a rischio elevato. Bisogna individuare un idoneo sistema di accesso alla zona di lavoro e una modalità di sbarco in quota in sicurezza. Esempio tipico e frequente per il rischio di sfondamento è il tetto a lastre di cemento amianto, comunemente conosciute come lastre di Eternit. Per eseguire la rimozione delle lastre di Eternit, la modalità più sicura è operare dal basso, su appositi piani di lavoro realizzati sotto la copertura. In Italia le cadute dall'alto sono una delle cause maggiori per gli infortuni mortali. Tra queste, la manutenzione dei tetti e dei solai sono tra le cause più rilevanti. Recentemente ci sono state diversi infortuni mortali di lavoratori dipendenti o di artigiani dovuti appunto di sfondamento durante la manutenzione dei tetti in amianto.
Vediamo ora una situazione di lavoro particolare. All'interno dell'edificio non si riescono ad installare sistemi di protezione fissi a meno di 2 metri dal coperto in cui si lavora, come ad esempio sottopalchi di sicurezza o reti anticaduta. Occorre quindi utilizzare dispositivi anticaduta a cui i lavoratori si devono agganciare con le loro imbracature. Uno dei maggiori rischi delle lavorazioni sui tetti è proprio quello dello spessore delle lastre, che non garantiscono mai, essendo questi tipi di edifici ad uso industriale, diciamo, hanno delle coperture abbastanza esigue, non garantiscono il peso quindi dell'operatore che va a effettuare le lavorazioni previste. Occorre fare molta attenzione ad individuare ed evitare di camminare sulle parti in vetro, plastica o simili utilizzate per portare la luce all'interno degli edifici. Queste strutture spesso risultano non praticabili e quindi originano un grosso pericolo di caduta per sfondamento. È necessario perciò metterle in sicurezza. Un uomo è morto precipitando dal lucernario di una casa in costruzione a Forlì. L'incidente è accaduto poco dopo le 8 di questa mattina, all'inizio della giornata di lavoro. Si chiamava Marino Matulli, 50 anni, forlivese. L'uomo, dipendente della cooperativa Arte Muraria, impegnata per conto della cooperativa edile forlivese nella realizzazione di 10 villette a schiera alla periferia della città, aveva il ruolo di capocantiere. Matulli è caduto nel vano di uno dei lucernari in corso di completamento sulla copertura. Un volo, fra altezza del tetto e del sottostante vano, di circa 4 metri e mezzo. Ha picchiato violentemente il capo, rimanendo ucciso sul colpo. Inutile perciò ogni soccorso. Un rischio elevato di infortunio per sfondamento esiste in caso di costruzione o rifacimento di tetti in presenza di aperture destinate a lucernari o simili. Era una mattina come tante, scherzavamo. L'ultima cosa che gli ho detto prima che salisse è stata proprio: fai attenzione al lucernaio. Lo sapeva che era lì. Lavoravamo davvero sodo ed era un buon lavoratore. Non so proprio come fare a dirlo ai suoi genitori. Coprite sempre le aperture con un tavolato, oppure costruite un parapetto. Spesso le aperture vengono coperte in maniera provvisoria con il rischio di caduta nel vuoto. Oppure le protezioni vengono tolte per poter stendere la guaina isolante o effettuare altre lavorazioni e poi non vengono più rimesse. È perciò utile chiudere l'apertura dal basso con un solido intavolato, così da poterlo lasciare fino a lavori finiti. Non sempre la rete presente nei lucernari è contro la caduta dei lavoratori. In molti casi serve ad impedire l'entrata di volatili dentro la struttura. Ovviamente tale rete non regge il peso di un lavoratore. In presenza di una rete è quindi necessario accertarsi se è anticaduta o antiintrusione per volatili. Quando si installano pannelli fotovoltaici o solari o altri impianti sulle coperture, in previsione delle manutenzioni successive, è bene predisporre sistemi di accesso, transito e stazionamento di tipo fisso. È un risparmio economico e un investimento in sicurezza. In alcune regioni sono obbligatori per legge. Attraverso la borsa lavoro, cioè fra la domanda incrocio fra domanda e offerta di lavoro, attraverso la patente a punti, attraverso il DURC, ma attraverso anche l'ultimo con l'avviso comune, il DURC con la congruità, privilegiamo le aziende strutturate, quelle che applicano il contratto e quelle che lavorano in sicurezza. Per noi, ripeto, la sicurezza è determinante, attraverso anche il meccanismo della formazione. Pensiamo alle 16 ore che un lavoratore edile, quando entra in un cantiere, deve essere formato, ma può in definitiva partecipare a questi corsi ad avere, diciamo, le condizioni per stare nei cantieri. Mettere in sicurezza il lavoro significa garantire anche, come dire, uno scatto in avanti a questo paese.